Già la Fondazione aveva fatto alcuni anni fa il restauro, aveva finanziato il restauro di Treptele, il transito di San Giuseppe nella cappella lì all'entrata, la pala d'altare dedicata a San Felice di Cantarice, il santo patrono di questa chiesa, e un San Filippo Neri che si trova nel coro. Poi l'anno scorso, come società storica, sempre insieme alla Fondazione e all'Lions Club, abbiamo restaurato il San Serafino qui in questa, nella Cappella del Santissimo, che forse è uno dei quadri più importanti che custodiamo in questa chiesa perché ha una grande storia alle sue spalle. E quest'anno concludiamo questo ciclo di restauri presentando il lavoro di recupero della tela di San Francesco di Paola che attraversa miracolosamente lo stretto di Messina sul suo mantello, il miracolo più conosciuto di questo santo calabrese, e dipinto murale che abbiamo nella prima cappella che è delle anime del Purgatorio. Insieme abbiamo riposizionato, grazie al contributo della ditta Rettozzi, una lapide che era già lì nel 1850, che ricorda i rapporti spirituali che c'erano tra questa chiesa cappuccina e Trinità dei Monti e San Lorenzo Alterano a Roma. Insomma, questa è un po' una serata dedicata a San Francesco di Paola, perché quella cappella lì, dove poi c'è il dipinto murale, era la cappella di San Francesco di Paola. Noi come società storica dobbiamo ringraziare la Fondazione Carice, qui con l'Avvocato Cacciaia e con altri membri del Consiglio di Amministrazione, per il contributo e per il sostegno che ci danno in tutti i nostri progetti. I Lions Club, Civecchia, portano il loro progetto che noi vorremmo abbracciare. Il restauro della statua in cera di Santa Costanza. Santa Costanza forse è il simbolo di questa chiesa più conosciuto a Civecchia, è uno dei simboli della civecchiesità, ci sono poesie, tutti si ricordano le scampagnate che si facevano per Santa Costanza a giugno, venivano qui, c'era la festa di Santa Costanza. Ecco, noi vorremmo recuperare anche questo simulacro in cera di questa santa che poi non è una santa, ma è una martire che bene, neanche noi conosciamo. No. È uno dei progetti che la società storica vorrà intraprendere, e questo lo vorremmo un po' intraprendere con i civecchiesi, cercando sostegno economico dai tanti suoi fedeli.